Mister Serpietri, le aspettative della vigilia sono state comunque rispettate, è stata una bella partita, equilibrata, insomma, con la giusta tensione tra due squadre di vertice. Sì, innanzitutto, vabbè, buonasera, faccio i complimenti a loro perché sono veramente un'ottima squadra. Sono allenati bene, ci hanno messo in difficoltà, comunque sono venuto impressione sin da subito, non me l'aspettavo. Due ottime squadre, credo che comunque insieme all'altra, io ho sempre parlato di cinque squadre in questo girone, comunque che lottano per le prime posizioni. Credo che quest'anno il livello di questo girone, che è sempre stato meno tecnico rispetto agli altri anni, credo che quest'anno, grazie a queste cinque squadre, è veramente del livello. L'esempio sono loro, che veramente ci hanno messo in difficoltà. Faccio i complimenti a loro e faccio i complimenti soprattutto ai miei, che oggi ho rivisto nelle ultime partite. È una squadra che comincia ad amalgamarsi, come ho detto già in precedenza, si è formato un bel gruppo e credo che adesso il girone si fa interessante. La chiave del match probabilmente è proprio quella parata di Donazzolo sul capovolgimento di fronte, gol di Lorenzoni, e lì forse è la chiave della partita. Guarda, io ti dico la verità, noi abbiamo subito dei gol un po' rocamboleschi, abbiamo fatto un paio di regali e poi su un calcio d'angolo sbagliate da alcune posizioni, quindi abbiamo preso dei gol un po' strani, con tutto senza togliere il merito a loro. E non ti dico che io alla fine, gli ultimi 4-5 minuti, già stavo pensando al portiere in movimento. Ho pensato, dico, metto una squadra abbastanza offensiva, aspetto un paio di minuti, vediamo come va e poi nel caso metto il portiere in movimento. Donazzolo, sì, con quell'ottima parata ha salvato il risultato e poi credo che sia stato là, ecco, la squadra totalmente offensiva. Andrea, loro l'hanno marcato molto bene tutta la partita, come l'hanno lasciato un attimo libero, Andrea Lippolis è uno che non perdona e fortunatamente ha fatto gol. Per chiudere, mister, ormai nei prossimi 15 giorni, 2 settimane si decide, insomma, anche con il recupero dell'altra partita, la vetta ormai è un passo. Sì, mo ci aspetta, credo, il 7 marzo lo scontro con Lazio, sì, perché è stata spostata ulteriormente la partita, però io, come ho detto già in precedenza, noi le dobbiamo vincere tutte, quindi io già sto con la testa a Terracina. Io ai ragazzi ho detto che la partita di oggi era importante, ma è importante anche Terracina, perché se non vince a Terracina con lo Sporting, oggi non c'è senso aver fatto una partita del genere, quindi per noi sono tutte finali. E complimenti ancora ai ragazzi per la partita di Coppa di sabato, perché abbiamo vinto 6-1, diciamo, abbiamo un buon 50% di passare il turno contro un'ottima squadra, bene messa in campo, una squadra fatta di giovani, anche perché il Ponte ha un settore giovanile abbastanza importante, e quindi diciamo che sono molto soddisfatto dei ragazzi. Simone Altobello, le aspettative della vigilia sono state un po' rispettate, insomma, partita molto equilibrata, molto tirata. Alla fine, forse più che sull'espulsione, si è decisa prima, quando Donazzolo ha parato quel pallone e poi sul contropiede avete preso il 4-3. Ma sì, sono partite comunque tirate, le decidono gli episodi, insomma, abbiamo visto un gol a 4 minuti alla fine, è stata giocata bene da tutte e due le squadre, noi forse un po' meglio il primo tempo, loro un po' meglio il secondo. Però ecco, l'episodio a 4 minuti alla fine ci ha fatto perdere la partita, peccato perché ecco, potevamo mettere ancora più punti tra noi e la Priglia, però bisogna rendere merito anche alla Priglia, che è una bellissima squadra, ben messa in campo, gioca veramente bene. Qualche rimpianto magari per il tiro libero sbagliato oppure non fa nulla? Sì, un po' di rimpianto, comunque è sempre una possibilità in più che c'hai per fare un gol, però comunque le azioni poi dobbiamo costruire in campo, cioè, insomma, va bene così, dai, non rammarico niente, è stata una bella partita, per carità, il campionato è ancora lungo. E comunque il Real mantiene la testa, questo lo possiamo dire. Certo, noi manteniamo sempre la testa, la Priglia deve ancora andare a giocare il recupero in casa del Lazio Lavigno, quindi poi vedremo, insomma, come andrà questo recupero, però noi comunque dobbiamo andare avanti per la nostra strada, non ci dobbiamo preoccupare delle altre squadre, siamo sempre primi, dobbiamo continuare a vincere per arrivare alla fine dell'anno davanti a tutti.